Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Mentre i campioni della Serie A tornano in campo, i dirigenti delle squadre dilettantistiche iniziano a pianificare la prossima stagione. Qui all'Oshad Pub di Verucchio, il Sant'Ermete ha messo le basi per il prossimo campionato di promozione. Nuovo direttore sportivo, l'ex Tropical coreano Filippo Cipriani, mentre in panchina confermato il mister Gianluca Pazzini. Alex Martino, presidente del Sant'Ermete, quest'anno una grande novità, infatti c'è un direttore sportivo. E che direttore sportivo? Cipriani del Tropical coreano. Allora sì, la novità principale di quest'anno è questa, perché come società bisogna darsi sempre l'obiettivo di migliorare e la figura del direttore sportivo è una figura che non abbiamo mai avuto, a parte un anno che comunque è andata bene, ma poi non è proseguito il rapporto per motivi extra calcio. E quest'anno abbiamo deciso di inserirla appunto perché è una figura che abbiamo pensato ci mancasse, perché pensiamo ci aiuti a migliorare anche nei nostri errori e nei nostri difetti, e pensiamo di aver scelto il migliore sulla piazza. Fondamentali sono i giovani, hai sempre detto, scelti i giovani, azzeccati i giovani, poi la squadra è fatta. Sì, quantomeno adesso non si sa che campionato sarà, 12, 13, 15 squadre, spero più squadre possibili, perché 12 squadre dopo diventa una seconda categoria. E quindi sarà importante se diminuiranno le squadre partire bene, che è una cosa che noi non facciamo mai storicamente, e quindi non dobbiamo sbagliare. Squadra che produceva tante occasioni ma ne concretizzava poco e subiva troppi gol, si può spiegare così il campionato dello scorso anno? Sì, allora, fra le messe peggio non eravamo nemmeno uno dei peggiori attacchi, anzi forse il migliore. Il nostro problema erano i gol presi, che non è un problema di squadra, non del singolo, del reparto, però prendevamo veramente tanti gol. Importante poi la conferma di Pazzini, il mister, quindi anche per dare continuità dal punto di vista tecnico. Sì, il mister non è mai stato in discussione negli anni e chi ci segue e ci conosce lo sa, si meritava la riconferma anche perché non ha avuto l'occasione di finire questo campionato e dal nostro punto di vista è confermatissimo e sappiamo di avere una persona che comunque ogni anno migliora e comunque non va dimenticato che di risultati ne ha fatti. Mister, diciamo la priorità per il prossimo campionato è sistemare un po' la difesa, lo scorso anno un po' troppo ballerina. Sì, la difesa ballerina, però io penso sempre che si difenda cominciando dall'uomo più avanti che è l'attaccante, per cui insomma non va addossata la colpa a niente a nessuno. Sicuramente per il calcio che mi piace esprimere è quello di provare a fare gol, e ho imparato, perché per me era la prima esperienza, che questa è una categoria nella quale certi errori insomma li paghi cari. E sicuramente ci sarà da oliare qualche meccanismo difensivo, ma non per forza di cose, insomma, il reparto in sé per sé. Sul mercato con il DS Cipriani avete già fatto qualche chiacchierata, quali sono un po' le priorità, i ruoli da ricoprire? Allora, guarda, ci siamo conosciuti ieri perché per me è stata una conoscenza insomma recentissima, per cui sicuramente ci sarà da mettere dell'esperienza in difesa, senz'altro, questo è innegabile, ma io penso che in promozione, a differenza delle altre categorie, quello che faccia la differenza comunque sia la forza che ti può dare, che ti possono dare gli under, quello è quello che può fare la differenza, per cui penso che partiremo dalla ricerca degli under e di quegli under che poi possano magari anche fare la differenza in promozione, e poi dopo quello che viene è qualche ciliegina sulla torta, speriamo insomma che capiti. Il portiere sarà un under oppure punterete più sull'esperienza? Allora, anche lì io dico sempre che il portiere, poi sono di bocca buona di portieri, e bisogna, sì, si può anche investire su un under, però il portiere è un tassello talmente importante che
se anche fosse un under deve giocare come un veterano, perché un portiere che dà un ruolo a sé, ha tutto un modo di giocare a livello mentale e che praticamente esula dal resto della squadra. Delle volte dico che il portiere è paragonabile a un tennista, per cui anche se fosse un under deve prendersi la responsabilità di un vecchio. Per cui quello che capiterà, capiterà, ma l'importante è che abbia queste caratteristiche. Filippo Cipriani, abbiamo subito la prima richiesta del mister, un portiere under che però abbia già una certa esperienza, oppure bisognerà andare su un over, cosa ne pensi? Ma credo che sia lecito da parte dell'allenatore fare una richiesta di questo tipo e sarà mia premura cercare di soddisfare le sue esigenze. Stiamo valutando, anche se io sono in incarico da appena un giorno, ma già oggi ho avuto modo di fare alcune valutazioni sia in una direzione sia nell'altra. Sarebbe anche il mio desiderio potergli fornire un portiere giovane affiancato da un portiere esperto che all'occorrenza possa fargli da chioccia ma anche essere utile alla causa della squadra. Vukaj è uno dei perni della squadra, però un giocatore che sicuramente sarà ricercato anche da squadre di categoria superiore. Difficile trattenerlo a Sant'Ermete. E questo è sicuramente una cosa che devo condividere, perché è un ragazzo che si è particolarmente distinto in questi anni per il rendimento e nella nostra squadra, nella squadra di Sant'Ermete dell'anno precedente e anche in quella dell'anno precedente ancora, aveva un ruolo assolutamente centrale. Nella nostra volontà rimane un punto fermo molto importante, avremo modo di parlare con lui nei prossimi giorni per comprendere la sua volontà e anche per manifestargli la nostra. Hai già studiato la rosa, hai già individuato delle priorità, dei ruoli in cui intervenire? Sì, ho avuto modo di dare un'occhiata ovviamente alla rosa e sono in corso, come potete immaginare, delle considerazioni rispetto all'organico. È evidente che la mia presenza qui impone anche una riflessione su quello che sia la necessità di questa squadra e la mia volontà sarebbe quella di fornire a questa società, all'allenatore, un materiale che possa garantirci di essere competitivi contro qualunque avversario in qualunque partita. In quella direzione lavoreremo con determinazione e con tutta la nostra forza perché questo possa accadere e anche possibilmente in tempi brevi, laddove fosse possibile. Dopo Coriano hai scelto Sant'Ermete, una bella piazza, sicuramente con delle ambizioni minori rispetto a Coriano, però ecco, ovviamente da parte tua quali sono gli obiettivi? Ma guarda, io sono solito abbracciare una causa e sentirla mia al 100%. Può e forse è anche un passo indietro rispetto al mio percorso professionale, poi ci sono tante considerazioni e valutazioni da fare, io chiaramente non posso permettermi di lasciare il lavoro, di conseguenza la mia necessità era quella di trovare una soluzione che mi permettesse di conciliare uno e l'altro. Devo dire che il Sant'Ermete è stata la società che mi ha cercato, io sono venuto, ho incontrato la società, li ho ascoltati, sono tornato a casa e mi avevano fatto riflettere. Questa cosa a sua volta ha fatto riflettere me, mi sono preso 24 ore di tempo e ho compreso che si potesse fare qualcosa di significativo, per questo sono qui e la mia volontà è quella di lasciare una traccia nella storia di questa società.